Devo confessarvi una cosa, mi sono innamorato di quest'auto. Non so, sarà perché sono designer e quindi sono naturalmente predisposto verso tutti quei modelli come la Mazda 3 che puntano tanto sullo stile e sul design. Sarà perché quando provo una vettura per qualche giorno cerco di studiarmela, di guidarla il più possibile, di sfruttarla per conoscerla meglio e quindi quando devo restituirla mi viene un po' da piangere. Sarà per tutto questo, ma in realtà questa vettura mi ha trasmesso delle sensazioni che nessun'altra auto mi ha lasciato finora. E questo ve lo dice uno che generalmente non ama le auto giapponesi. Ma in questo caso i giapponesi di Mazda hanno lanciato una vera e propria dichiarazione di intenti, creare un oggetto del desiderio universale che non fosse semplicemente un'auto per spostarsi da A a B. Il design rappresenta un elemento fondamentale per questo progetto, nato lo scorso novembre e che oggi possiamo finalmente provare in modo approfondito. Beh, se volete scoprire perché mi sono innamorato di quest'auto, non vi resta che seguire il primo focus sul design di HD Motori. Prima di tutto lasciatemi chiarire un concetto fondamentale. Per design non si intende, come molti credono, semplicemente la forma esterna di una vettura, l'involucro esterno. Il termine inglese design significa infatti più genericamente progetto. Citando la Trecani, quando diciamo che un pezzo d'arredo o un elettrodomestico sono oggetti di design, significa che vi abbiamo riconosciuto alcune caratteristiche, che non sono eseguiti a mano ma industrialmente, che sono funzionali, cioè adatti alla finalità per cui sono stati concepiti, e che hanno una forma originale, talvolta fantasiosa, talvolta semplice e priva di decorazioni superflue. Ed è proprio qui che voglio soffermarmi, forma priva di decorazioni superflue. Mazda 3 è la prima Mazda di serie realizzata dopo i concept Vision Coupé e Kai, presentati nel 2017. Si tratta di due modelli che evolvono il linguaggio stilistico Kodo Soul of Motion della casa giapponese, distinguendosi per una filosofia che consiste nel rimuovere tutti gli elementi superflui per esprimere l'essenza dell'estetica giapponese, ovvero serenità, comfort e lusso. Rimuovere il superfluo non significa certo scadere nel minimalismo, non significa realizzare forme sterili e poco emozionanti, anche se effettivamente per un prodotto industriale questa filosofia potrebbe funzionare. Ma la differenza tra il product design e il car design è proprio la componente emozionale, perché un'auto non si compra solamente per andare da A a B, un'auto si compra prima di tutto perché ci piace esteticamente e perché comunica in parte la nostra personalità. E poi, dall'estetica di un'auto, possiamo spesso avere un'anteprima delle sensazioni di guida che sarà in grado di trasmetterci. Partiamo allora dalle proporzioni. È evidente che Mazda 3 non nasconde la propria natura di hatchback a trazione anteriore con motore anteriore disposto in modo trasversale. Lo vediamo dallo sbalzo anteriore piuttosto imponente che rende più pesante, meno armonica la sezione frontale rispetto al posteriore che invece è più avvolgente e più sensuale. Un lato B che, inutile dirlo, divide e divide tanto. Sarà per il montante C piuttosto pronunciato, lasciato volutamente completamente liscio e questo lieve accenno di coda che ha creato un segmento a sé in questo momento, riprendendo però delle hatchback del passato molto famose come l'Alfa Sud e la prima Seat Leon, due modelli tanto odiati ma anche tanto amati. Sicuramente non lascia indifferenti, a me questo culone, perdonatemi la licenza poetica ma proprio non saprei descriverlo in un altro modo, piace veramente tanto. Ho introdotto il video parlando di essenzialità delle forme, il Kodo Design Mazda interpreta questo concetto con la quasi totale eliminazione delle linee di carattere, ovvero tutte quelle nervature o increspature che vengono solitamente utilizzate dagli stilisti per creare particolari giochi di luci e ombre. In questo caso, invece, è il punto di vista dell'osservatore e il modo in cui la luce finisce sulla carrozzeria a dare la forma definitiva, che può variare dunque in maniera considerevole. Non ci sono rigonfiamenti localizzati, ma è tutta la fiancata che si allarga in modo direi quasi sensuale, sottolineando la larghezza delle carreggiate. Citando un'espressione cara ai car designer, questa vettura ricorda un atleta dal corpo scultoreo e muscoloso, vestita in un elegante abito da sera. Può piacere o non piacere, ma è fuori discussione che sia una scelta estetica coerente e studiata, in grado di suscitare delle emozioni nell'osservatore.
Questo ha anche spinto il noto fotografo e regista Rankin a creare un portfolio di immagini che celebrano l'essenza della linea e i giochi di luce della nuova Mazda 3. Protagonista assoluto di questa vettura è la tinta Soul Red Crystal, una sfumatura di rosso particolare che è un po' il biglietto da visita per Mazda, come il rosso Ferrari e il rosso Alfa. Beh, un colore che è radicato nella cultura giapponese in quanto simbolo della forza e della passione e addirittura nella bandiera nazionale rappresenta il sole. In quest'ultima evoluzione il Soul Red Crystal è stato ulteriormente affinato per garantire maggiore brillantezza, maggiore profondità e maggiore saturazione. Il risultato è una tinta che, grazie alla presenza di microscaglie di alluminio di grandezza uniforme, rende in qualche modo liquido il metallo sul quale viene applicata. Soul Red Crystal è innovativa per altri due motivi. Il primo è il sistema di verniciatura Aquatec, che riduce la durata del processo diminuendo l'utilizzo di acqua e abbassando le emissioni di CO2 del 17%. Il secondo è la tecnica di applicazione Takuminuri, che riproduce attraverso dei macchinari la stesura manuale della vernice sulla superficie, restituendo un risultato degno di una carrozzeria artigianale. A livello di dimensioni, una lunghezza di 4,46 m, ovvero circa 15 cm in più della media delle concorrenti, rendono Mazda 3 effettivamente più grande di quello che è, grazie anche ad una larghezza di 1,80 m e a un'altezza ridotta a 144 cm. A rendere ancora più larga e ancora più bassa la vettura ci pensa la struttura dell'anteriore con gruppi ottici a sviluppo orizzontale, una calandra bassa e larga e soprattutto una superficie vetrata davvero ridotta. La pena da pagare sicuramente un'abitabilità ridotta specialmente per i passeggeri posteriori e un senso di claustrofobia generale. Soffermiamoci sui fari, un elemento secondo me imprescindibile per definire la personalità di una vettura. Quando eravate bambini sicuramente associavate ad ogni frontale, che veniva chiamato appunto muso, uno sguardo. Lo sguardo è composto dal naso, che è la calandra, dalla bocca, che è la targa, e dagli occhi, che sono appunto i gruppi ottici. In questo caso in Mazda hanno proprio realizzato una pupilla, perché le luci diurne con la parte abbagliante al centro, il bulbo, rappresentano in qualche modo la pupilla, mentre invece la forma molto sottile e l'alloggiamento leggermente incassato del gruppo ottico rappresentano in qualche modo le palpebre. Il risultato è uno sguardo davvero aggressivo. Stesso discorso al posteriore, dove un elemento sottile ingloba non uno, ben due elementi circolari, questo a causa della larghezza della vettura. Una soluzione che forse non è tra le più attuali oggi sul mercato, ma che comunque è coerente con il design dell'anteriore. Il risultato Mazda 3 è assolutamente inconfondibile anche da lontano, sia di giorno sia di notte. A questo poi aggiungiamo la tecnologia Matrix. Mi servo sempre del frontale per richiamare un concetto all'interno della definizione di design, che è la coerenza tra la forma e la funzione. Quest'auto secondo me è una delle poche oneste e sincere, tra virgolette, che si possono acquistare in questo momento, non parlando ovviamente delle sportive, ma riferendoci alle auto che tutti possono permettersi in qualche modo. Per spiegare questo concetto, Mazda mi ha reso la vita davvero facile, perché come ben saprete un'auto termica ha bisogno di alcune prese d'aria per il raffreddamento degli organi motore, e in questo caso Mazda le ha inglobate tutte all'interno della calandra, una grande calandra anteriore molto personale tra l'altro. Tutto il resto è completamente liscio, e la personalizzazione, la sportività e il ruolo di definire la personalità, la sportività della vettura, se vogliamo, è lasciato a questa linea di carattere che consente di variare la resa estetica in base alla luce. Decisamente una soluzione onesta dunque, a dispetto di tutte quelle vetture con enormi prese d'aria chiaramente finte che poi magari nascondono sotto al cofano un motore tre cilindri. Coerenza dunque tra forma e funzione. E lo vediamo anche dietro, dove l'estetica è alleggerita da un paraurti bicolore, niente estrattore finto. E soprattutto dove troviamo due scarichi cromati, ovviamente veri. Ancora una volta è la forma che insegue la funzione e non viceversa. Ma le Mazda sono auto da guidare, dunque caliamoci nell'abitacolo per capire in che modo i tecnici giapponesi sono riusciti a raggiungere quella commistione tra uomo e macchina alla base della comunicazione del brand. Jinbaitai, la perfetta commistione tra il cavaliere e il suo destriero.
Sotto questa linea guida, gli uomini di Mazda hanno disegnato la nuova Mazda 3 per raggiungere quella che viene definita la Cannes Sensation, ovvero quella serie di esperienze sensoriali da cui le persone traggono piacere e divertimento guidando la propria auto. Le immagini valgono più di mille parole. Calandosi nell'abitacolo, è proprio il caso di dirlo perché la vettura ha una posizione di guida molto bassa, anche se le regolazioni sono ottime per tutte le taglie, ci si siede su dei sedili realizzati specificamente per garantire un ottimo supporto lombare e laterale, senza essere né troppo rigidi né troppo soffici. La sensazione di unione tra chi guida e l'abitacolo si avverte grazie alla presenza di questo tunnel centrale molto pronunciato, che però non toglie spazio. Si avverte grazie alla presenza di una plancia a sviluppo orizzontale molto lineare, che però diventa avvolgente in prossimità del volante, avvolgenti anche i pannelli porta che vanno ad unirsi poi con la plancia. La grande attenzione alla qualità percepita e ai materiali si traduce nella presenza di plastiche morbide al tatto nella parte superiore della plancia e dei pannelli porta, in questi inserti morbidi in similpelle che rivestono la parte centrale della plancia, dei pannelli porta, i fianchetti e i braccioli, una pelle, una similpelle che viene poi utilizzata anche per rivestire il volante, davvero di ottima fattura. Tra l'altro una pelle che sembra nera ma in realtà ha una punta di blu e degli accenti rossi all'interno delle forature, davvero davvero di ottima qualità. Anche questo è un piccolo capolavoro di stile e di ergonomia, con una corona sottile che facilita la presa, tre razze al posto giusto e tutti i comandi a portata di mano. Ottime le finiture cromate che impreziosiscono plancia, volante e bocchetta di areazione, e davvero pregevole il feedback tattile delle rotelle, con un click che testimonia l'elevata qualità costruttiva di questa Mazda 3, al punto che si sorvola facilmente sulle plastiche rigide nella parte inferiore della plancia. Le uniche plastiche lucide non sono nere, come potrebbe sembrare a prima vista, ma presentano uno strato inferiore inciso laser che genera riflessi particolari in base alla luce. Come per fuori, anche all'interno i designer Mazda hanno optato per la filosofia less is more, che consiste nel ridurre il più possibile il numero degli elementi fisici con cui il conducente deve interagire alla guida. Oltre ai comandi sul volante, che sono disposti in modo ottimale, come vi spiegherò più tardi, sono presenti i comandi del clima, fisici, molto comodi anche per quanto riguarda il riscaldamento dei sedili, e poi il rotore comodissimo per la gestione del sistema di infotainment Mazda Connect, la cui interfaccia è rappresentata da uno schermo da 8,8 pollici a sviluppo orizzontale che viene incassato in modo molto furbo, secondo me, all'interno della plancia. Anche in questo sta l'attenzione del designer nell'ottenere una forma al servizio della funzione. I tecnici hanno spostato in avanti la leva del cambio e la manopola dell'infotainment in modo da poter azionare con un'angolazione del braccio più naturale, e anche il bracciolo è più lungo di prima per adattarsi a tutte le posizioni del sedile. Tra l'altro, l'altezza del bracciolo corrisponde ora a quello sul pannello porta, e anche il portabicchieri è posizionato più avanti per impedire al conducente di distrarsi quando deve raggiungere o appoggiare la bibita. E sempre per ridurre la distrazione, un grande head-up display a colori proiettato sulla base del parabrezza consente a chi guida di avere sotto controllo le informazioni essenziali senza dover distogliere lo sguardo alla strada, e in più si vede anche con gli occhiali da sole polarizzati. Non contenti, gli ingegneri Mazda hanno riprogettato da zero il montante anteriore, quello che ovviamente non può essere rimosso per motivi di sicurezza e per motivi strutturali. Hanno ridotto la superficie che solitamente viene oscurata alla vista, per aumentare ovviamente la sicurezza. In più è stato riprogettato anche il funzionamento dei tergicristalli, che sono dotati di un angolo variabile in base alla loro posizione, in modo tale da massimizzare la superficie pulita durante la pioggia. Una curiosità in cui mi sono imbattuto sfogliando la cartella stampa di Mazda 3 è l'attenzione con cui sono stati studiati i minimi dettagli. Il funzionamento degli interruttori della nuova Mazda 3, per esempio, è stato unificato sulla base di ricerche di psicologia cognitiva, che hanno influenzato il modo in cui sono stati pensati e disegnati questi pulsanti. Per la massima fruibilità, i comandi a volante combinano l'utilizzo di interruttori a scatto e a pressione, e la superficie di ciascun interruttore è a sbalzo, in modo tale che sia immediatamente identificabile al tatto. Dulcis in fundo, il cambio. Quando prima vi ho detto che le auto giapponesi non mi facevano impazzire, un po' ho mentito, perché se c'è una cosa che i giapponesi sanno fare davvero bene sono i cambi manuali. E il 6 marce montato su questa Mazda 3 2000 M Hybrid da 122 cavalli è davvero un piccolo gioiello di ingegneria e di design. Di ingegneria perché? Perché la leva è cortissima
è ben contrastata negli innesti e offre quella piacevole sensazione di meccanico che ormai è difficile da trovare su un'auto moderna, a parte che sono quasi tutte automatiche, ma quello è un altro discorso. E poi c'è un'ultima cosa che conferma questa tendenza a prediligere il piacere di guida più puro, gli ADAS. Gli ADAS sono quasi tutti di serie fin dall'allestimento d'ingresso, tutti di serie sul top di gamma exclusive di questa prova, che costa circa 28.000 euro, quindi una scelta davvero azzeccata quella di Mazda di non includerli in pacchetti. Ci sono, ma sono dotati secondo me di una taratura molto furba. Un esempio, il sistema di mantenimento della corsia c'è, è attivo, ma funziona semplicemente correggendo la traiettoria del volante quando ci si avvicina alla linea di demarcazione della corsia. Non offre invece il centramento di corsia, una guida autonoma di livello leggermente superiore. Questo perché secondo me viene lasciata grande libertà al conducente di avere il controllo del veicolo. Questa vettura non ti lascia l'illusione che a guidare sia lei, ma ti dà ancora la responsabilità di guidare. Questa è una buona cosa secondo me, perché non ci permette di distrarci durante la guida. Attenzione però, il centramento di corsia c'è, ma è attivo semplicemente alle basse velocità come Traffic Jam Assist, ovvero come assistente nella guida in colonna, quando cioè il piacere di guida è azzerato. Insomma, l'estetica potrà anche dividere, ma in questo caso parliamo di coerenza tra forma e funzione, tra una bella linea e un'auto bella da guidare. Mazda 3, con tutte queste caratteristiche, mantiene assolutamente le promesse. E se non vi fidate di me, fidatevi del Red Dot Design Award, che le è stato consegnato a inizio aprile come Best of the Best per il Product Design. Voi non vi innamorereste di un'auto così?